Le finali di conference saranno belle da vedere, voglio sbilanciarmi. Andiamo a capire insieme che cosa è successo in gara 1 di entrambe e cosa potrebbero fare i coach da qui in avanti. Miami Heat, Boston Celtics, e c'era chi si aspettava una serie a bassissimi punteggi. Gara 1 è stata intensa, dura, con tantissime variabili in gioco e soprattutto allenata in maniera speculare. La scelta dei due coach, Udoka e Spoelstra, è stata molto chiara. Giochiamo contro una grandissima difesa e se la facciamo schierare, forse anche consapevoli di non avere esattamente un attacco di primissimo ordine, faremo fatica. E quindi andiamo al punto 1. 1. Pace, ritmo partita. Non ho guardato le statistiche avanzate, ma ho avuto la netta impressione, vedendo gara 1, che entrambe le squadre abbiano cercato di correre ed attaccare nei primi secondi dell'azione per evitare che la difesa avversaria si schierasse. E chi si aspettava una partita a basso punteggio ha avuto l'esatto opposto. Il piano partita degli allenatori è stato dunque piuttosto speculare e se guardiamo più nello specifico, Miami e Boston sono squadre molto simili sia per mentalità che per gioco. Ora, se la serie dovesse mantenersi a ritmi alti e con questa intensità feroce, potremmo avere una serie ancora migliore di Bucks-Celtics. Mi rendo conto, ragazzi, di aver detto qualcosa di inaudito, ma rispetto ai Bucks, questi Miami Heat hanno decisamente più costanti e decisamente meno variabili, parlando un linguaggio da programmazione. Il che li rende tendenzialmente più solidi e meno dipendenti da un giocatore unico, come invece i Bucks erano. 2. Difese. Attenzione. Punteggio alto non significa difese scarse, anzi, siamo di fronte alle migliori difese attualmente in NBA e non parlo solo di Celtics e Miami Heat, ma anche di Warriors e Mavs. Il famoso detto «gli attacchi vendono i biglietti, le difese vincono i campionati» si è materializzato alla grandissima in questi playoff, con la differenza che Golden State ha anche un attacco vorticoso, come direbbe qualcuno, mentre le altre tre un pelino meno. In gara 1, 20 stoppate e 18 palle recuperate. Per questo vi dico che con questo pace e queste difese potremmo realmente avere una serie inimmaginabile. 3. Supporting cast. L'assenza di Smart ed Horford, che sarà assente probabilmente anche per gara 2 causa Covid protocol, si è fatta sentire veramente tanto, ma non tutto il male viene per nuocere. Pritchard e Nesmith, che finora hanno giocato decisamente poco, tendente al nulla se pensiamo a Nesmith, si sono fatti trovare comunque pronti ed attivi, in attacco Pritchard e in difesa Nesmith. Il supporting cast di Boston ha iniziato meglio e i Celtics sono andati avanti nel punteggio. Quando si è svegliato il supporting cast degli Heat, in particolar modo uno strepitoso finora Max Strus, gli Heat sono rientrati ed hanno allungato ad inizio del terzo periodo senza più voltarsi. Il ruolo del supporting cast sarà essenziale perché, come abbiamo notato ormai in questi playoff, Tatum da una parte e Butler dall'altra non sbagliano una partita che sia una. Golden State Warriors contro Dallas Mavs. Finalmente si torna a vestirsi di giallo-oro, parche giallo, magliette gialle, tutto giallo. Devo però dire che la Oracle dava un'impressione diversa. È un po' come Highbury, il vecchio stadio dell'Arsenal, rispetto all'Emirates Stadium. Sì, molto più bello, enorme, mastodontico, fantascientifico, però si perde qualcosina in termini di sensazioni. Ma andiamo alla gara 1. 1. Short roll. Domanda. Cos'è uno short roll? Spiegone per chi si sente nominare questa cosa buffa per la prima volta. Avete presente quando avviene un pick and roll ed il bloccante ruota e corre a canestro in attesa del pallone per l'appoggio o eventualmente il lob? Ok, questo è il pick and roll normale, chiamiamolo così. Quando il rollante, ovvero colui che piazza il blocco e poi rolla, si ferma e non arriva al ferro per ricevere palla dietro ai difensori, si dice che fa uno short roll. Uno dei maestri degli short roll in NBA è Draymond Green. Una delle squadre che usa meglio e di più gli short roll è Dallas. Perché? Perché Steph
e Luca vengono sempre raddoppiati e blizzati dal difensore del bloccante, e quindi il bloccante ha spazio dietro di loro. In gara 1 Golden State ha difeso alla grandissima questa situazione, Dallas invece no. Urgono aggiustamenti. 2. L'asso dei Golden State Warriors. Parlo ovviamente di Andrew Wiggins, che potrebbe essere il man of the series. Se Wiggo riesce ad essere questo in single coverage su Doncic, la serie per me non inizia nemmeno. L'ex prima scelta assoluta è la chiave della serie, perché nessuno, e dico nessuno, in questi playoff finora era riuscito a tenere Luka Doncic in questo modo dall'inizio alla fine. E se poi dall'altra parte ti gioca anche una partita offensiva di questo tipo, io sinceramente ci penserei seriamente se tradarlo o tenerlo anche per i prossimi anni. 3. L'attacco classico di Dallas. L'attacco dei Mavs è costituito da palla in mano a Doncic, Dinwiddie o Brunson, e vediamo bene o male che succede. Cerchiamo il più possibile di attaccare Steph e vediamo che succede. Eventualmente scarichiamo a Bullock, Kleber, Finney-Smith o Bertans e vediamo che succede. Ecco, il vediamo che succede finora ha funzionato, ma contro una difesa mobile ed attiva come quella di Golden State può funzionare ancora? Nessuno finora aveva un Draymond Green tra le squadre che i Dallas Mavs hanno affrontato, ma sia Utah che Phoenix avevano il classico centrone. Per quanto riguarda Utah, Whiteside e Gobert, per quanto riguarda Phoenix, Ayton, Biombo o McGee. Golden State mi sembra abbia una squadra più adeguata per difendere questo attacco. Ma lo vedremo. E quindi siamo a meno di un mese dal termine della stagione. E come sempre, rimanete coi pesci piccoli. Un saluto. Il Franz.